Pace e gioia a tutti. Nel Vangelo di oggi si continua quello che è definito il discorso della montagna. Siamo sempre nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, dal versetto 13 al versetto 16. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Ascoltando questo Vangelo, risalta subito all'attenzione l'immagine del sale e l'immagine della luce che Gesù lega ai suoi discepoli, no? Alla figura del discepolo. Ed è una cosa un attimo importante da capire, che queste parole non si riferiscono soltanto ai discepoli al tempo di Gesù, ma sono rivolte a ciascuno di noi. È come se in questo momento noi dobbiamo sentire nostre, rivolte verso di noi queste parole. Gesù dice a me e a te, tu sei il sale della terra, tu sei la luce del mondo, tu che cerchi di seguirmi, che ascolti il Vangelo, che cerchi di metterlo in pratica, che frequenti i sacramenti, che ti nutri del mio corpo, ecco tu che ti sforzi di seguirmi, tu sei il sale della terra e la luce del mondo. Ma andiamo ancora più in profondità. Che significa essere il sale della terra e la luce del mondo? Quando pensiamo al sale, no? Pensiamo alle sue funzioni, la più magari più semplice da ricordare, dà sapore alle pietanze, al cibo che ci nutre. E questo ci può far pensare che noi siamo chiamati a dare sapore alla vita, no? A dare quel gusto di vivere. E pensavo come nei nostri giorni sia così diffusa ad esempio la depressione, oppure l'insoddisfazione, questo male di vivere. E come invece ancora oggi, anzi forse più oggi, è urgente l'invito di Gesù ad essere il sale della terra, cioè a portare, a far capire quale sia il senso della vita, il perché si vive, a dare quel gusto che ci fa innamorare della vita, di tutto quello che ci circonda, no? A portare Gesù Cristo, che è la pienezza della vita. Il cristiano è chiamato ad essere sale della terra, cioè a risvegliare il gusto della vita, a mettersi accanto magari alle persone che non trovano nella vita un motivo di vivere. Pensavo che un cibo che è insipido diventa quasi immangiabile, come la vita, quando perde il senso, quando noi perdiamo il senso della vita, ci chiediamo anche: ma che senso ha continuare a vivere? Ecco, il cristiano è invitato, no? Anzi, ancora meglio, più che invitato, proprio nella vocazione del cristiano essere sale, dare quel gusto alla vita, accendere quella passione negli altri per la vita, che è Gesù Cristo. E poi pensando ancora a sale, viene in mente che anticamente, no, veniva usato per disinfettare le ferite e pensavo che il sale, quando è appoggiato sulle ferite, brucia. Ecco, il cristiano è chiamato anche a questo, a bruciare, a dare un attimo di fastidio. E come? Anche con la verità. Pensavo nel nostro mondo come ormai sia facile vivere nella menzogna, scendere a compromessi per comodità, per non dare problemi a nessuno. Invece no, Gesù sta dicendo: guardate che il cristiano deve dare problemi, cioè deve spingere con la propria vita gli altri ad interrogarsi, deve dare fastidio con la propria vita, no? Vivendo e dicendo la verità, non avendo paura, perché portando la verità può far male, c'è anche una canzone, no? La verità mi fa male, lo so, però la verità purifica, disinfetta. E quando tu ti purifichi, togli via tutte le impurità, poi ci può essere la guarigione. Ecco, il cristiano allora è inviato ad accendere, a portare il senso della vita, a dare il sapore della vita, a
a far ritrovare anche il gusto della vita, e dall'altra parte è chiamato anche a guarire le ferite degli uomini attraverso anche la loro vita, il loro essere e dire la verità. E poi Gesù dice: voi siete la luce del mondo. La luce è un altro elemento essenziale per la nostra vita. Senza la luce noi non sappiamo orientarci, non sappiamo dove stiamo andando. Abbiamo anche paura, no? La paura del buio. Oppure quando ci sono le giornate grigie, ci sentiamo anche incupire il cuore. Ecco, Gesù dice: voi siete la luce del mondo, voi dovete risplendere in mezzo alle tenebre del mondo, dove c'è il caos, dove non si capisce più niente. Voi dovete essere una luce che indica la via. Dovete essere la luce che porta gli uomini nella giusta direzione. E dice, facendo questo paragone, dice: dovete risplendere, no? La luce deve mettersi sul candelabro, non deve vedersi, perché il cristiano è chiamato a mettersi in evidenza. Sembra una cosa assurda, ma come il cristiano, l'umiltà, no? Il cristiano si deve vedere che è cristiano, deve splendere la sua luce, ma non per se stesso, non per ricevere gli applausi dagli altri, l'approvazione degli altri, del mondo, ma per portare gloria a Dio. Infatti Gesù dice: perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro. Questa è la funzione del cristiano, essere il sale della terra, la luce del mondo per portare al Padre. E quando parla delle opere buone, no? Possiamo fare riferimento anche alla prima lettura, come fare luce. E il profeta Isaia ci dice che il Signore vuole che noi dividiamo il pane con l'affamato, che introduciamo in casa i miseri, che vestiamo uno che vediamo nudo. E poi dice anche di togliere di mezzo l'oppressione, il puntare il dito e il parlare l'empio, di aprire il cuore all'affamato e saziare l'afflitto di cuore. È come se il Signore ci stesse dicendo: guarda che ci sono tante necessità anche materiali, però anche l'opera buona è l'opera di misericordia anche spirituale, esserci per chi si sente solo e afflitto, dar da mangiare l'affamato di cuore significa riempire anche quel vuoto di solitudine e di oppressione, togliere di mezzo il puntare il dito significa smetterla di giudicare. Allora, quando il cristiano si comporta in questo modo, la sua luce risplende. Però dobbiamo anche ricordarci che c'è un rischio che il sale perda il suo sapore e che la luce venga nascosta. E perché questo? Perché il cristiano non è il sale in se stesso, non è la luce in se stesso, ma è sale, luce in relazione a Gesù. E Gesù è il vero sale della terra, no? Gesù è la vera luce del mondo. Io sono la luce del mondo, lui dice. E quando noi siamo in relazione con lui, allora la nostra vocazione va avanti. Ma quando ci distacchiamo da questa relazione, noi perdiamo anche noi di sapore e anche noi diventiamo le tenebre. Invece, ecco, dobbiamo ricordarci questo, che noi siamo sale in funzione a lui, siamo luce se siamo un riflesso di lui, come la luna, no? Che splende della luce del sole, riflette la luce del sole. Quello è. Allora, noi siamo chiamati ad essere sale e luce della terra, ma possiamo farlo soltanto mantenendo questa relazione intima con il Signore. Buona domenica. Preghiamo, o Dio che fai risplendere la tua gloria nelle opere di giustizia e di carità, dona alla tua Chiesa di essere luce del mondo e sale della terra, per testimoniare con la vita la potenza di Cristo crocifisso e risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore vi benedica e vi custodisca, faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia, rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e sulle vostre case, e con voi rimanga sempre.
Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Buona domenica a tutti voi.